the hell are you? You know. You all know exactly who I am. Say my name. Seriology. You're goddamn right. Avete capito? Questo è Seriology con Marco e Ricky. Il nostro programma sulle serie TV, non molto serie. In onda al martedì dal 19 alle 20. Solo su Network Radio. Ed eccoci qua per un'altra puntata tutti insieme qui a martedì, sempre solo con Marco e Ricky. E Ricky, siamo qui, oggi siamo soli, già vi diciamo che non abbiamo ospite a sorpresa come avevamo settimana scorsa. Settimana scorsa c'era il nostro art director, ovvero Alessandro. Esatto, Alessandro Andreoni, con cui abbiamo parlato di Stranger Things. Esatto, abbiamo parlato della seconda stagione, quindi puntata molto importante, se ve la siete persa vi ricordiamo, recuperatevela. Ci sono i podcast. Ci sono i podcast, tutti, c'è tutto, quindi state tranquilli. E oggi invece siamo qui a parlare di nuovo una serie, perché esatto, Seriology, noi perché nasciamo con quello. Cioè, dai, abbiamo introdotto i film, ma esatto, cioè, con calma. Esatto, non vogliamo rovinare tutto, facciamo un po' di serie, un po' di film. Oggi parliamo di serie TV, una serie nuova. Una nuova, quindi sì, c'è uscita un mesetto e mezzo. Sì, sì. Questa nuova c'è tutta roba fresh. Sì, tutta roba fresca, ci piace, veloce. E è una serie importante, non dico niente, ma è una serie italiana. Che ma, quindi. Ma non una di quelle brutte. No, no, bella. No, non è una puntata non è una trash. Presa in giro, esatto. Non è una puntata trash come l'anno scorso che abbiamo parlato di The Lady. Esatto, quella roba esatto. Lì. No, è una serie bella. Bellissima. Una serie con davvero due palle enormi. Lo capirete dopo quando ne parleremo bene. E siamo contenti di potervene parlare perché. Dai, il cinema, ma comunque anche le serie TV italiane rimangono nel dimenticatoio sì, generale. Sì, perché certe volte sono un po' banali, diciamo, esatto, sempre esatto, la solita roba. Anche questa puoi dire, la solita roba, però no, è però fatta non bene, è, vero, dai, è fatta cioè, bene. No, nel meglio. Senso per il tema, nel sì, senso, sì, sì. Una cosa già vista, però è bella. È molto bella, bene. È molto bella, è fatta bene, ha dei nomi importanti alla regia che diremo dopo. Ha anche dei nomi che ovviamente non molti conoscono, essendo comunque un prodotto italiano, quindi non sì, internazionale non e tutte le balle varie. Però comunque una serie che consiglio a tutti, che ho conosciuto tanta gente che l'ha vista e è piaciuta a tutti, quindi sì, l'ho guardata in un giorno, esatto, due in quindi pratica. Non c'è niente da dire, guardate, vi lasciamo con la prima canzone di oggi e noi ci sentiamo dopo. The last time I saw you, you turned away. Ed eccoci tornati qui, questa era la nostra prima canzone di oggi, questa nuova puntata, esatto. La puntata numero 7. 7, sì. Sì, ci piace. No, la settimana scorsa ho detto, la settima puntata era la sesta in realtà. Non fa niente, chi se ne frega. Comunque, più o meno siamo lì, siamo a 7 puntate, abbiamo parlato di Stranger Things martedì scorso e oggi parleremo di una serie ambientata dove ci sono 7 colli, alla settima puntata ci sono 7 colli. Minchia. E ci sono stati 7 re. Addirittura, questa è una curiosità importante, sette re, cioè, non sapeva nessuno. Non lo sapeva nessuno, non lo sapeva nessuno. Comunque, stiamo parlando di Suburra, esatto. La serie. Anche ricordando, altro. Appunto, questa nuova serie italiana, italianissima, tratta da un romanzo, quindi sì, roba importante, romanzo di Giancarlo De Cataldo e di Carlo Bonini, quindi è scritto a quattro mani, da cui è importante dire che era già stato tratto un film, esatto, del 2015 che magari molti sì, hanno visto, che ha lo stesso nome, Suburra, che ha lo stesso nome, che ha come attore molto importante Claudio Amendola, quindi mm-hmm, magari qualcuno l'ha visto, l'ha sentito, un bel film di cui vabbè non si è parlato più di tanto perché no, però, davvero un bel film, è fatto bene, un bel film, sì, assolutamente, tratta un tema molto importante, infatti, serio come la serie, perché ricordiamo che questa serie fa da prequel, quindi vabbè è stata fatta quest'anno e fa da prequel comunque a questo film di, che parla diciamo di malavita, di intrighi politici, sì, mafiosi, diciamo. Dello scandalo di Mafia Capitale, esatto, quindi Roma, Ostia in particolare, e vedremo appunto in un modo molto romanzato, ovviamente la serie TV è bello per quello, tutti gli scandali, i colpi di scena, le varie famiglie, anche i rapporti tra di loro, come nonostante si conoscano da una vita, di fronte al guadagno
non si è amici, tutti, esatto, possono morire. Qui si parla, io la butto lì. Si parla di malavita, quindi non, nessun nemico di nessuno. Allora, una serie drammatica, è uscita il 6 ottobre, abbiamo detto, quindi abbastanza di recente, esatto, che ha 10 episodi. Dalla durata, ovviamente, siamo sempre classici, lì, 50, un'ora. Classici di Netflix. Esatto, classici, quindi serie che si riesce a godere abbastanza bene. 10 episodi non sono tanti, sono giusti. Sì, ma li fanno tutti. Te la fai questa serie, poi ti tiene molto attaccato. Colpi, sì, di scena, esatto, sempre molto forti, diciamo. E quindi non smetti mai di vederla. Alla regia abbiamo tre nomi importanti, ovvero Michele Placido, che è forse il più importante di tutti, sì, è stato un attore molto importante nel cinema italiano e da qualche anno si è messo a fare il regista, quindi è bene così. E comunque ha avuto un buon risultato. Poi abbiamo Andrea Molaioli e Giuseppe Capotondi, che diciamo si alternano, si aiutano alla regia. Quindi questi erano i nomi importanti, diciamo. E ci piacciono, perché appunto abbiamo detto ci, sì, piace avere un nome italiano comunque anche su Netflix. Esatto, perché questa è la prima serie TV targata Netflix, esatto, italiana. Quindi anche una bella cosa, negli altri paesi vedranno una serie italiana, esatto, fatta da italiani, non le americanate dove mettono gli italiani, esatto, pieni di pregiudizi, dove si parla solo di mafia, di violenza. E ovviamente Suburra parla di mafia e violenza. Esatto, però lo fa bene, assolutamente. Esatto. Non è banalizzato. Primo, noi cosa possiamo farlo perché è il nostro paese. Quindi, che cazzo vogliono? Sappiamo bene le cose, esatto. E poi è fatta veramente, veramente bene. Appunto, non finirò mai di dirlo questa puntata. È una delle mie serie, sicuramente del 2017 preferita, ma anche degli anni prima. Sicuramente, cioè, meglio di Iron. Fa il culo a tantissime serie internazionali, americane, balle varie. Adesso vi lasciamo con i The Styles, noi ci sentiamo dopo, mi raccomando. E tu lo fai il DJ, Ricky? No. Dai, fa regista. Faccio il regista. Più o meno ci assomiglia alla lontana. No, beh, insomma. No, niente di DJ. Sono palle di DJ, esatto. Fa culo. Esatto, perché noi siamo su Seriology, sempre su Never Was Radio, a parlare di serie TV, di film. Oggi parliamo di serie TV. Serie TV, esattamente, di Suburra la serie. Ricordiamo. Sì, che si chiama Suburra la serie. Sì, si chiama proprio come sottotitolo. Sì, c'è sotto la serie. E abbiamo detto qualche nome importante, Michele Placido, altre varie cosette, abbiamo elogiato questa nuova serie, sì, italiana. E diciamo è arrivato un po' il momento di dire un po' la trama, senza dire troppo, perché ci sono tanti colpi di scena, se ne diciamo qualcuno poi ci ammazzano. Si rovina tutto. Veramente. Sì, esatto. Arriva anche il Mickey. I colpi di scena ci sono dalla seconda puntata, quindi non puoi dire niente. No, ma anche già dalla prima. Sì, probabilmente sì. Se non ricordo male. Probabilmente sì. Comunque, ha carattere proprio molto generale. La trama segue le vicende di alcuni personaggi romani. Quindi, appunto, ricordiamo, siamo a Roma. Siamo proprio Suburra. Sì. Cioè, Suburra è proprio il nome, deriva da un antico quartiere di Roma. Un ex quartiere, esatto. Noto per essere molto malfamato. Quindi, da lì prende il nome. Appunto, le vicende sono tutte incentrate sulla malavita, quindi ci saranno mafiosi, ci saranno prostitute, spacciatori, zingheri, politici, religiosi, c'è tutto. Persone comuni, ovviamente, esatto. E tutti, diciamo, si incastreranno nella trama e verrà crearsi qualcosa di ottimo, appunto. In particolare, la trama, siamo qui nel febbraio del 2008, ricordando, esatto, che questa serie fa da prequel al film. Quindi è già importante capire sta cosa. Quindi siamo a 10 anni fa, siamo nella situazione in cui il sindaco romano, di cui non si fanno nomi, e balle varie, si dimette. E praticamente a seguito di questa dimissione ci sarà Samurai, che è, diciamo, il cattivo della serie. Sì. Cioè, lui non è non fa parte di una famiglia mafiosa. No, esatto. Lui, diciamo che è, come dicono nella serie, sì, l'amministratore di Roma, esatto, perché Roma non si governa, si, esatto, amministra. Perché appunto in questa serie vedremo varie famiglie che si romperanno le balle a vicenda,
Lui però non è un mafioso, esatto, se così si vuol dire, è un criminale. È un criminale che alla lunga gestisce tutto quello che succede a Roma. Esatto, fa da capo a tutti, cioè ovviamente c'ha il suo seguito di criminali che lo difendono, quindi è ben servito. Maneggio coi cavalli. Esatto, è tutto tranquillo. E appunto questo qui ha 21 giorni dalla dimissione del sindaco per ottenere dei terreni a Ostia, per darli poi alla mafia del sud, esatto, che ci vuole fare i giri, proprio i mafiosi, proprio i mafiosi, quelli veri, che ci vuole fare i suoi giri di droga e robe così. E quindi appunto ci saranno tutte le vicende, una famiglia che non vuole dare la terra, l'altra che si scannerà, persone civili che appunto si incrociano, ragazzi normali, un ragazzo normale che è un semplice studente che però, esatto, finisce anche lui, anche figlio di un poliziotto, quindi il figlio della guardia cosiddetto, perché sì, questa sera abbiamo diciamo tre protagonisti principali, esatto, tre ragazzi, cioè questo ragazzo Gabriele, sì, cioè chiamato Lele o il figlio della guardia, sì, cioè Spadino, Spadì il nome non me lo ricordo, lo zingaro ad Alberto il suo vero nome non lo so, non lo dicono mai, solo sì, la esatto, moglie lo chiama ogni tanto, che è figlio degli zingari di Roma, esatto, della famiglia della di famiglia di Roma, Sinti se vogliamo, intanto ci sono anche, c'è il Sinti sottotitolato, esatto, e Aureliano, esatto, il mio preferito, è bello cattivo Aureliano, bello cattivo, che fa parte della famiglia Adami, esatto, loro diciamo sono i tre protagonisti, esatto, principali, che diciamo sono tutti scontenti della loro vita, cioè magari sì, uno non vogliono fare in realtà quello che stanno facendo, esatto, cioè c'è magari Gabriele che è lì che non sa cosa fare, un universitario un po' così, sì, spaccia anche, ma esatto, roba da poco, cioè, e questo lo manderà nei casini, molto nei casini, però non è uno spoiler perché succede nei primi due minuti di film, quindi forse, esatto, anche la prima scena. Cioè, sì, esatto, di serie. Forse poi anche appunto la prima anche scena. Gli altri due saranno comunque esclusi dalle loro famiglie, nel senso per idee contrastanti, e quindi saranno appunto tre scappati di casa, diciamo, cioè che non si trovano bene nel loro mondo, che si uniscono all'inizio per caso e si stanno tutti sulle palle, cioè si odiano e giusto così, sono famiglie diverse. Poi ci sarà un fattore in comune che non vi diciamo, che li porterà a unirsi, amici, e faranno una gang, esatto, una piccola gang, la gang del bosco. La gang dello stadio di Roma, perché si esatto, incontrano lì. Esatto. E poi tutto, ci saranno altri personaggi, abbiamo detto politici corrotti, quindi ottima roba. E tanta roba, cioè ogni tanto si fa fatica sì, quasi a seguire a collegare, tutto, a collegare però tutti. Poi tutto torna. Esatto, no sì, esatto, alla fine si capisce tutto bene, ma rimangono comunque delle robe aperte, perché ricordiamo sì, che è già stata annunciata la seconda stagione. Solo la prima stagione, giusto così. Esatto. Hanno lasciato dei rami che poi esatto, chiuderanno, si collegheranno successivamente, e poi magari dalla seconda col film e tutto sarà esatto, più palese come cosa. E noi speriamo che ne facciano un sacco di stagioni, perché è davvero bello. Ma noi ci sentiamo dopo, mi raccomando, rimanete qui sempre su Never Was Radio. Il rancore sembra una cosa da poco. Ed eccoci qua, sempre tornati su Never Was Radio. Noi sempre siamo Serio Oggi. Sempre su Serio Oggi. L'outro di questa canzone era molto simile alla sigla di Suburra, tra sì, l'altro. Sì, è vero. Di quando salgono le. Sì, dura molto poco di Suburra, però ci sta. Sì, non c'è sì, proprio una sigla. Dura 7 secondi, sì, sì, tipo quegli cioè, intro, diciamo. Cioè, c'è il porfido che sale, forma la scritta sì, Suburra. Sì, 7 secondi, però e basta. Ci sta, carina, bene. Comunque, appunto, se non avete capito, se vi siete connessi adesso, siamo qui Marco e Ricchi a parlare di Suburra, la serie. Ricordiamo, tratta dal romanzo, quindi già vissuto, diciamo. Dal romanzo hanno fatto il film. Non è che hanno fatto la serie, però hanno fatto anche la serie, quindi. Allora, è arrivato il momento dei personaggi. Esatto. Come abbiamo detto, ci sono i tre protagonisti: Aureliano Adami, Alberto Spadino, soprannominato Spadino Anacleti, e Gabriele Marchilli. Esatto. Sono i tre protagonisti. Aureliano è interpretato da Alessandro Borghi, che è perfetto nel ruolo. Sì, è molto bravo. È bravo. Tra l'altro lui è stato anche premiato come attore rivelazione quando ha fatto Suburra, quindi evidentemente è capace a fare il suo sì, esatto, il suo lavoro.
Poi Giacomo Ferrara interpreta Spadino, anche lui bravo. Non è così semplice il ruolo di Spadino. No, affatto, esatto. Quando guardi la serie capisci che non è così facile. Ha molte, diciamo, personalità. Esatto, perché Spadino a un momento è lì tranquillo, felice, scherzoso. Sì. Due secondi dopo deve impazzire, picchia la gente, ammazza. Quindi non è così semplice interpretarlo. Esatto. Però Gabriele, che è interpretato da Edoardo Valdarnini, a me non è sembrato... Cioè, come se facesse fatica a interpretare il ruolo qualche volta. Ma a me non è che non sia piaciuto lui come attore. A me non è piaciuto lui come persona. Come cioè, sì, mi stava sul cazzo. Esatto, sì. Lo odiavo. Non è tanto la recitazione, vabbè. Oh. Ma proprio lui come nella trama, cioè, proprio fastidioso. In alcuni punti vorrei prendere dai una testata. È molto bipolare. Esatto. Quasi. È fastidioso, cioè, proprio... C'è un momento è lì, tipo, meno male, non lo fa. Poi fa una puttanata. Sì, esatto. Perché l'ho fatto quello. Subito dopo si pente, un casino. Sì, sta molto bene vicino agli altri, che sono diversi, però. Sì. Lo vuoi anche prendere a testata, sì, a un certo punto. Ti sto sui coglioni. Piuttosto preferisco Spadino, esatto, che è uno zingaro spacciatore, a Gabriele. Esatto. Però, cioè, Spadino lo sai che non ci sta dentro con la testa. Dio e va bene. Poi abbiamo Claudia Gerini. Esatto. Un grande nome, grande conosciuta nome da tutti, che interpreta Sara Monaschi. Esatto. Forse il nome più importante di questa serie TV. Sì, a è quella italiano, che diciamo. Sì, Claudia Gerini, sì, assolutamente. Fra i tre attori, è quella che ha avuto una carriera più lunga, sì, e più continua. Esatto. Gli altri alla fine sono ragazzi giovani, uh-huh, hanno poco più di 20 anni. Sì. E lei, Sara Monaschi, diciamo, è quella che ha. Che fa andare avanti la serie. Sì, diciamo per che per le varie storie che ci sono. È sempre in mezzo a molte, sì, storie, molte delle trame fa che anche, si incrociano. Fa anche i casini. Fa anche, perché sì, per colpa sua i bordelli. Esatto. Poi abbiamo il politico, nonché presidente. Cos'è che è presidente? Non mi ricordo, presidente della commissione. Della commissione edile, forse. Sì, una roba così, no? Ovvero Amedeo Cinaglia. Sì, esatto. Interpretato da Filippo Nigro. Esatto. Questo non c'è niente da dire, non è abbastanza costante come personaggio, sì, quindi è anche abbastanza facile da interpretare. Ti dirò, però a me è piaciuto lui come attore a livello, sì, recitativo. Sì, bravo, è riuscito. Sì. Anche perché non diciamo cosa succede, no, ma nel corso della serie ci sarà una svolta a livello del personaggio. E quindi... Sì, ha cambiato, cioè è stato un cambio, sì, diretto, esatto. Non è come... Spadino che è improvviso, quindi è riuscito, sì, sì, a gestirselo, è riuscito a gestirselo bene. Molto bene, quindi a me è piaciuto tanto. Poi abbiamo il samurai, esatto, nome e cognome non si sa, esatto, interpretato da Francesco Acquaroli, esatto. Anche lui non ha, cioè, diciamo, le battute sono sempre quelle alla, sì, fine. Sì, le battute sono poche. Non è che ha, cioè, è importante, ma non è così incisivo. Beh, oddio, no, diciamo che il personaggio, sì, sì, è importante. Sì. Nella serve trama. Nella trama. Però come, sì, attore lui come non livello... è... Cioè è bravo, ma non serve troppo. Esatto. Say my name. Seriology. You're goddamn right. Avete capito? Questo è Seriology con Marco e Ricky. Il nostro programma sulle serie TV non molto serie. In onda al martedì dal 19 alle 20. Solo su Network Radio. Esatto, come dicevamo prima della sigla, siamo Seriology su Never Was Radio. Sì, l'abbiamo ripetuto tre volte in 30 secondi. Esatto, però ci sta. Dal vivo, la sigla e di nuovo dal vivo. Esatto. Qui a parlare di Suburra, la serie, perché ne parliamo? Perché è una bella serie, effettivamente. Fatta abbiamo, bene. Esatto, abbiamo detto tante cose, i nomi, abbiamo detto la trama, abbiamo detto i personaggi. Molto bravi tutti, ricapitoliamo. Siamo arrivati al fatidico momento delle curiosità. Quindi esatto, ci piacciono. Curiosità non sono molte, però sono. Sì, è una cosa nuova. Sì, è esatto, la prima stagione, è sempre difficile trovare, esatto, qualcosina. Se vai su Stranger Things trovi di tutto. Di tutto, esatto.
Allora, come prima curiosità, abbiamo già detto che la serie è stata tratta dal romanzo di De Cataldo e Bonini. Questo romanzo però non è un unico volume, ma ha un secondo capitolo, un secondo volume, chiamatelo come volete, che si chiama La Notte di Roma, uscito 2 anni dopo, nel 2015. Quindi mi sa che la prossima stagione... Esatto, potrebbe essere... Oh, io non ho letto il romanzo, ma la serie non ha fatto tutto il primo romanzo. Può essere. Comunque, e quindi può essere un di materiale ce ne dovrebbe essere. Ce ne dovrebbe essere, quindi siamo contenti. Vai pure, Ricky. Allora, come abbiamo già detto, Suburra era un quartiere della Roma antica che si sviluppava tra Quirinale, Viminale ed Esquilino. Questo era un quartiere che era principalmente abitato da delinquenti e prostitute. Esatto. Ed è stato appunto scelto questo nome per ricollegarsi a quel quartiere, visto che la serie tratta questi argomenti di cose fatte nell'ombra, malavitose. Esattamente, quindi siamo a Roma, quindi ovviamente si citano anche cose di Roma antica, che per noi italiani è molto importante, esatto. Molto bello. Poi un'altra curiosità, questa molto banale, magari l'abbiamo già detta durante la puntata, però amen. Dal romanzo ovviamente è stato tratto il film, quindi Suburra, uscito nel 2015, mm-hmm. E ricordiamo che però il film è un sequel della serie, o meglio la serie è un prequel del film. Esatto. Quindi non so, vedremo molti personaggi. Tanto il film è stato diretto da, com'è che si chiama, non mi ricordo, Sollima, esatto, che ha diretto anche Gomorra, anche tratto dal romanzo di Saviano. Tutte sì, Savino. No, Saviano. Scrive col naso Savino. Cosa vuoi? Quindi che comunque sempre sì, ha diretto sempre cose su quel, esatto, genere. Gomorra non so, io non l'ho visto, però dicono tutti ovviamente che è una bomba. Io vado sulla fiducia ovviamente. Però noi preferiamo Suburra Gomorra. Preferiamo Suburra, esatto, perché esatto. Napoli mi sta sul cazzo. Non ci piace Jenny. A me piace Roma, quindi non ci piace cosa Jenny. Vuoi fare? Jenny è la minaccia, sì, ma Gennaro Bullo. Non mi piace. Samurai. Puoi mettere. Aureliano Adam. Spadi. Che gioco è? Che gioco? Non diciamo altro, non diciamo altro, che sennò questo gioco. Se no spoileriamo. E basta, tutto qui. Comunque, appunto, Aureliano e Spadino, gli interpreti Alessandro Borghi e Giacomo Ferrara, hanno recitato anche nel film. Esatto. Sempre negli stessi ruoli. Alessandro nel ruolo di Aureliano e Giacomo nel ruolo di Spadino. Esatto. Ed è una cosa strana, se vogliamo, perché esatto. Vediamo nel 2015 questi attori più adulti e li vediamo poi quest'anno nel 2017 più giovani, perché appunto ricordando che è un prequel, infatti nel film, non so, Aureliano è pelato e non so, qui c'ha il ragazzino, c'ha i capelli ossigenati e non sembrano neanche gli stessi attori, infatti ci sono rimasto male anch'io non riconoscendoli. Però appunto meglio, vuol dire bravi, che hanno fatto un ottimo lavoro anche i costumisti, se così vogliamo chiamarli. Quindi molto bravi, vi lasciamo con una canzone ora. Little broken hearts of the night, slowly picking up their knives, on the way to the fight. Eccoci qua, tornati, siamo quasi alla fine della puntata. Esatto. Ma siamo sempre su Seriology a parlare di Suburra, la serie. E abbiamo appena finito di dire le curiosità. Sì, che sono poche, perché è uscita da neanche un mese. Sì, quindi ovviamente non è che si può sapere più di tanto. 2 mesi, sì, ottobre. Un mese e mezzo, sì, effettivamente, ottobre. Siamo più di lì che di qui. Però, fa niente, se ve le siete perse non le ridiremo, quindi ascoltatevi la puntata su Spreaker che esatto. Metteremo, penso, domani o stasera. Sì, cioè, possibile, ma sì, sicuramente. Quindi, dobbiamo un po' tirare le somme alla fine di questa puntata, quindi diamo la nostra veloce, piccola e importante recensione, molto importante. Esatto. Allora, vai. A me la serie è piaciuta tanto, però, come... tutte le serie italiane, i film, sì, hanno quelle inquadrature che a me non è che facciano impazzire, non lo so, questa meno delle altre.
Sì, di solito quelle inquadrature lì ce le hanno tipo sì, 100 vetrine, quelle robe lì. Ma hanno quelle inquadrature, i film, le serie italiane, che dici cazzo, lo vedi che è una serie italiana. Sì. Anche questa ne ha un po', però si nota che è una cosa più internazionale. Sì, sì, sicuramente. Che c'è anche lo zampino di Netflix e di altri. E la trama, bella. Cioè, la trama è quella, è una storia vera, un po' romanzata, ok. Gli attori sono bravi, il cast è bello, quindi è fatto tutto bene. Sei contento di questa serie? Contento. Sei contento, finalmente. È una serie italiana bella, bella. Mi è piaciuta, però non sarò alto come le altre volte. No, addirittura, no, abbasso. Starò un po' bassino. Vai, spara. Infatti darò un 7,5. Perché voglio vedere dove vuole arrivare. Ok. Beh, effettivamente sì, non voglio dargli un troppo, voglio dargli un voto troppo alto. Poi magari si perdono e fanno cose a caso, nel senso si inventano, partendo da una storia vera, iniziano a inventare col passare delle stagioni. E quindi voglio stare basso. Le do un 7, 7,5. Giusto, giusto. Io d'altro canto posso dire un po' le stesse cose, quindi anch'io sono contento di questa serie, anche secondo me gli attori sono abbastanza tutti molto bravi, certo appunto non sono eccezionali, però hanno tutti il loro standard di qualità, diciamo. La trama mi è piaciuta molto, ovviamente come hai detto tu non sappiamo dove andrà a parare, però guardando solo questo è tutto molto bello, tutto fatto molto bene, la regia abbiamo detto Michele Pracilo, quindi si è fatta vedere, sì, appunto ci sono un po' dei tagli all'italiana, delle inquadrature cose dal busto in su un po' strane, però comunque è promossa sicuramente, anche per me come serie ovviamente è promossa. E se devo dare un voto, non lo so, io sai che sono indeciso se dare anch'io il 7,5, però facciamo 7,5. Facciamo 7,5, dai. Siamo d'accordo sul voto. Considerando che Stranger Things ha preso poco di più, Stranger Things da me ha preso 8. Esatto, e da me appunto per la trama. Quanto ho dato 7,5 io forse. 7,5. Comunque e Alec ha dato 10, esatto. Forse 9, Troppo, esatto. Comunque siamo lì e appunto ricordando che comunque è un prodotto italiano. Sì, come primo prodotto internazionale, qualità. Esatto. Mi piace. Esatto, anche perché ok, i prodotti più famosi fatti meglio saranno americani. È normale. Ma solo budget perché che hanno più soldi. Esatto. E anche perché su 1000, cazzo, 2 saranno belli. Da noi ne possiamo fare 5. Abbiamo un po' meno. Siamo un po' limitati. Esatto, esatto. Ci sentiamo dopo, quindi vi lasciamo con l'ultima canzone di intermezzo. E niente, restate collegati. Ed eccoci qua tornati. Mi è piaciuto questo finale di canzone. Sì, sì, molto veloce. È stato un molto bello, un aumento molto bello. Dalla piace, canzone a canzone. Esatto. Siamo qui in questi ultimi 3 minuti a parlarvi delle ultime cosette di Suburra. Appunto, ricordiamo la serie. Ci è piaciuta molto questa puntata e ci è piaciuta molto la serie. Esatto. Quindi abbiamo tirato un po' le somme già l'intervento prima. Appunto, abbiamo dato delle recensioni e dei voti veloci. Quanto hai dato tu? 7,5. 7,25. 7,25. Io ho dato un 7,5, quindi siamo lì. Siamo lì. 7 siamo e mezzo. Lì, quindi 7,5, sì, più che sufficiente. Più che sufficiente per una serie italiana. Ricordiamo che è la prima serie italiana targata Netflix. Esatto. Quindi speriamo in meglio prima di tutto per le stagioni successive, che speriamo vadano bene come è andata bene la prima, e speriamo che seguano le altre serie nuove questa linea. Cioè sappiamo che Netflix è un prodotto di qualità, un marchio di qualità, e speriamo che vengano fatte altre serie italiane. Esatto, soprattutto perché quello. Cioè le serie americane, sì, ce ne sono alcune belle, tante fanno cagare,
speriamo che le serie italiane a me fanno quasi tutte cagare. Esatto. Questa no, invece. Ci piace quando fanno serie belle italiane, anche perché ci fa comodo a noi, comunque. Esatto. Al mercato italiano, al cinema italiano. Sai cosa è stata la cosa bella? Cosa? Di questa collaborazione con Netflix. Come ha detto Placido, non sono stati limitati. Hanno potuto dire e fare quello che volevano. Non e sono stati censurati. Esatto, perché spesso case di produzione o comunque nomi importanti ti bloccano un po'. Sì, non ti fanno fare. Non puoi dire la propria linea. Non può esserci troppo sangue in The Walking Dead, quelle robe lì. Esatto. E sono cose che danno fastidio. Qui invece hanno avuto la possibilità di esprimere tutto. Esatto. E di fare come volevano loro e portare il loro prodotto, che è venuto bene. Che è venuto benissimo. Quindi ricordiamo. Speriamo che altre serie italiane collaborino con Netflix e facciano dei bei prodotti. Assolutamente, è molto importante. Al posto di un medico in famiglia. Al posto di un medico in famiglia, esattamente. Giusto per citarne uno, non è che... Allora, non è che ce l'ho con lui. Siamo quasi alla fine, quindi non vi diremo cosa faremo settimana prossima, ma sarà sicuramente qualcosa di bellissimo. Esatto. Conoscendoci, cioè dobbiamo fare qualcosa di bello, veramente. Noi vi ricordiamo sempre che appunto potete andare su Facebook, potete andare su Instagram a mettere mi piace. Andate su Instagram. Perché su Instagram, ma anche su Facebook, sì, c'è il link per comprare il nostro merchandising. Esatto, il merchandising da poco. Le magliette belle. Esatto. Abbiamo le cover belle. Esatto. Tutto bello, esatto. Ma è importante per noi che ci seguiate, appunto, perché a noi ci piace tanto quando commentate, quando ci scrivete in privato. Ci dite, mi è piaciuta la puntata. Non mi è piaciuta, ma che cazzo dici? Fa cagare quella serie. E io dico, vabbè, non capisci un cazzo. Anzi, meglio così, miglioriamo. Noi facciamo tutto per voi, mi raccomando. Non è vero, non è stato bello. Poi, voi non lo sapete, ma ci scrivono i produttori, abbiamo detto che non è bello, cosa dobbiamo fare noi? Noi a dirigere le linee di Hollywood. Noi siamo i samurai delle serie TV. Esatto. Comunque, appunto, ricapitoliamo. Mettete mi piace dovunque volete, scriveteci, commentate, condividete con i vostri amici. Soprattutto. Esatto, martedì. Se volete scriveteci in privato, vi invitiamo pure a venire qui a fare una puntata una volta. E niente, noi ci sentiamo martedì prossimo, sempre dalle 8 alle 9, sempre su Never Was Radio. Never Was Radio.